Buongiorno, buon lunedì, buon 16 settembre 2024. Tutto ricomincia. La scuola, gli orari, i tempi, il frastuono, il rumore, la confusione. Come se un criceto all'interno della sua ruota non vede altro che quella gabbia intorno a sé. E quello gli basta, perché qualcun altro sta pensando a lui. E chi ha potuto visionare quelle foto, quel documento, quel cartello apposto all'entrata delle scale, quindi all'interno dell'accesso al tribunale? Anche questo ha una motivazione. La posizione del cartello all'entrata interna e non all'esterno ha la sua ragione. Conferma che tu stia accettando la prima volontà di quella condizione trasformata da pubblica a privata della polizia privata all'entrata. Pensate sia stato un caso, vero? No. La legge è conosciuta dagli addetti ai lavori. Se ne sono visti bene di affiggere quel cartello all'entrata del ingresso principale, cioè prima di accedere al controllo della polizia privata. Mi fa sorridere, come se questo avesse fatto pensare qualcuno che doveva segnalare l'incongruenza dei fatti. Non se ne accorge nessuno. Tranquilli, questa è un'attenzione che può fare soltanto chi è in conoscenza della legge, chi è nella consapevolezza della trasformazione che nel silenzio viene applicata in maniera importante, con la volontà di una dittatura consapevole nella richiesta dei cittadini. Quindi sono io che ho confermato un'ennesima vittoria. La prima, la posizione all'ingresso delle scale, e quindi solo dopo aver dato il consenso al riconoscimento della polizia privata, già un errore all'entrata di un palazzo che dovrebbe essere organo autonomo, indipendente, che direttamente utilizza la polizia giudiziaria e quindi non si può trattare di polizia privata. E l'altra incoerenza dei fatti è che questo cartello viene apposto soltanto oggi, dopo che è stato sequestrato il mio dispositivo senza produrre un'indagine, senza come legge avere la mia testimonianza, le mie prove e aver prodotto il sequestro senza un'accusa sentenziata. E quindi quel cartello conferma che mi è stato rubato. Ripeto, quel cartello, come la sentenza che ha confermato che il sequestro delle auto non era per
il reato accusato di contraffazione di targhe e documenti e sono la conferma che quegli atti prodotti, prima uno, poi l'altro, sono reati commessi dalle forze dell'ordine. Furto della proprietà del mio mezzo, furto del mio dispositivo, di mia proprietà. E le prove ci sono. Non c'è stato nessun consenso. Non c'è stata la prova che in qualche modo io abbia dato il consenso giuridico a quel lascito delle mie proprietà. Quindi la comunicazione di volontà secondo la legge, visto essere proprio in questo palazzo l'ufficio preposto, di consegna dei beni sequestrati andrà in porto nell'arco di, perché 30 giorni sono passati. E se a maggior ragione l'ennesima conferma è il cartello appena apposto, la legge è chiara. Non c'è bisogno di sentenza ulteriore. I fatti stanno sentenziando e continuano a sentenziare. Per chi magari ha fatto difficoltà a seguire, provo a dirlo in maniera più spicciola. Il cartello che avete letto ha confermato che il consenso dei cittadini a fare accesso a questa struttura nella modalità di riconoscimento della polizia privata permette a chi abita questo edificio di decidere che a casa sua non si facciano registrazioni audio e video. Perché? Perché la legge dà il diritto, per propria tutela personale, per la sicurezza della propria persona, di registrare, testimoniare e avere testimoni con sé. È la legge. Ma che ovviamente è in trasformazione. Dico la verità in Cristo. Non mento, poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Ho una grande tristezza e una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, miei parenti, secondo la carne, cioè gli israeliti, ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i fatti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo che è sopra tutte le cose. Vi ho benedetto in eterno. Amen. Alla prossima!